Ciao, buongiorno bambine, buon appetito e buon pranzo. Ciao Ani. Mangia amore, non la forchetta, la pasta al ragù. Ani. Ani. Allora bambine, oggi è domenica, dobbiamo fare un sacco di compiti perché venerdì... Io ce ne ho pochi. Tu ne hai pochi, ma anche Vanessa non ne ha tanti, però li dobbiamo fare perché ieri hai già fatto cadere la pasta. Ani, ma mangia davanti al piatto. Perché ieri dove siamo stati? Siamo stati ad Arese, al centro commerciale, e quindi siamo stati in giro tutto il giorno. Abbiamo camminato sette ore. Sì, esatto, ore. Abbiamo camminato sette ore e io ieri sera ero distrutta. Comunque, buon appetito. E poi siamo andati dove? All'opaccio. E poi siamo andati a mangiare fuori. Appena avete finito di mangiare, iniziamo a fare i compiti. Voi cucciolini, i compiti li avete già fatti o non li avete già fatti ieri? Vabbè, cucciolini, avete capito? Anastasia vi ha chiesto se voi i compiti li avete già fatti o li avete fatti ieri, che era sabato. Vieni amore, vieni. Quattro sottilette, va bene, vieni. Grazie. Grazie amore. Una. Vai a mangiare, che non hai mangiato ancora niente. Due, tutta lì è. Tre. Tutta lì è. Tre. Grazie amore. Tre. Cosa ridi? Tre. Perché ridi? Fa vedere cosa hai in mano. Tre. Cosa hai in mano? Vabbè, mangia, dai, che tutta lì sta pasta. Niente. Niente amore. Mangia perché è tutta lì. Come mai? One hour later. Allora bambine, io devo fare il letto, ho tolto il lenzuolo, devo pulirvi la camera. Voi vi state abbioccando qua sul letto e ci sono i compiti da fare. Vanessina, dai, non cominciamo, eh? Ogni domenica la stessa storia, ogni fine settimana la stessa storia. Idem tu. Dai, spegni, che abbiamo i compitini da fare. Dai. Brava. Cosa? Cosa ha fatto? Cosa fa? Dormi? Dai, su bimbe, dai. Dai ragazze, dai. Abbiamo fatto un weekend, ci siamo divertiti, siamo stati in giro con gli amici, come al solito. Adesso però bisogna fare il dovere. Siete pronte? Non è dormire il dovere, eh? Anastasia, Ani, ti tiro i capelli, dai, su, che siete su un materasso oltretutto. Allora devi contare con gli occhi chiusi e pure la telecamera fissa solo di qua, metti la telecamera giù e io mi nascondo. Anch'io. Ma che vi nascondete? Sì, dobbiamo, sì. Dovete andare a fare i conti. Se ci trovi. No, no. Sì. Adesso dai, mi arrabbio. Sì. No, mi sto arrabbiando. Una volta. Uno. Cosa devo fare? Girati la telecamera e conta fino a 10. Io devo girarmi? Non devi spicciare. Ma tanto non vi cerco. Dai. Cos'è successo? Fammi vedere. Mi fa male. Ma perché è uscito sangue dal dito, Ani? Eh? Ti fa male, ma ascolta Anastasia, guarda che non può uscire sangue così per niente, perché? Ma perché ti devi avere, nel senso, ti devi essere mangiata l'unghia o la pelle, non esce sangue all'improvviso mentre fai i compiti. Dimmi cosa hai fatto. Ti sei mangiata l'unghia? No. La pelle? No. Niente. Mamma. Comunque stai tranquilla che per un po' di sangue non succede. Dov'è? Amore, non c'è più sangue. Come non c'è più sangue? Ma tu lo sai quanto sangue hai nel corpo? Qui non è un goccino, dai. Allora ti brucia. Vabbè, ti brucia, va bene, però non esagerare, non dire che non hai più sangue. Ma stai calma che adesso ti passa. Comunque dai, disinfettalo anche. Ma è sull'unghia? È l'unghietta? No. Non vedo niente, c'è il sole. È sull'unghietta? No, è dentro l'unghia, forse, non lo so. Ma ti sei pizzicata il dito dentro qualche mobile? Eh? No. No. Va bene, fa niente. Adesso mettiamo un cerottino. E sciacchiamolo sotto l'acqua, no, dai. Un cerotto. Mettiamo un cerottino. Qua. Quindi tu o vuoi che ti do una mano? Non lo
sono. Non lo vuoi sciacquare un pochino sotto l'acqua? Non è che magari con la matita ti sei fatta male, magari ti è scivolata. No, il temperino! E cosa hai fatto col temperino? C'era un pastello dentro. Hai tentato di togliere il pezzettino della matita colorata? Ok, dai, ti sei solo tagliuzzata un pochino, no, non ti preoccupare. Mamma. E sciacqualo sotto l'acqua fresca. Perché? Dai, sciacqualo un po' sotto l'acqua fresca e poi lo asciughi però, prima di mettere il cerotto, se no non si attacca. Ok, dai che anche oggi ci siamo tagliati. Brave, 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 brave. Complimenti. Non devi mettere le dita, perché sai una cosa, amore? Dove si incastra? Ascoltami, Anastasia, dove si incastra la matita? La punta della matita, mi stai ascoltando? È una lama. E la lama taglia. È come il rasoio. Il rasoio ha la lama all'interno, non usarlo mai, ok? Dai, messo il cerottino? Dai, brava. Eh sì, amore. L'hai stretto troppo? No, mi sono male l'unghia. Ti fa male l'unghia, tra un po' ti passa. Sicura. Ma cosa? Un po' di sangue? No. Ma no, è il sangue di prima. Vuoi toglierlo? No. Preferisci toglierlo? No. Allora dai, vai a finire di fare i compitini che io finisco, sto pulendo la vostra cameretta. Ok? Sei tranquilla? Sì. Amore, dai, vai a finire con... No, ma Anastasia, un pezzettino di unghia. Dai, ascolta. Te lo ricordi che scherzo dobbiamo fare a Vanessa stasera? Ma dai, adesso ti passa. Dai, andiamo a far merenda. Hai voglia di far merenda? Sì, ma mi fa male. Ma adesso ti passa? Ti fa male perché ti sei appena tagliata. Adesso ti passa, dai. Andiamo a vedere come la mamma ti ha pulito la cameretta. Dai, andiamo. Sei pronta? C'è ancora un po' di casino in giro perché sto ancora finendo di pulire. Guarda qua, vai avanti. Ti ho tirato una capocciata contro la telecamera. Guarda le tue bamboline lì, le vedi? Le ho messe qui, qua ho messo. No, unicorno. Che unicorno? Quello fucsia? Sì. Tutto qua in ordine, tutto pulito, Amore, vai a finire un attimino di colorare, che adesso la mamma. Due cose ancora, ho finito, mamma. E vengo giù con te. Dai, dai, adesso ti fa. Che cosa? Vuoi salire sulla scala? Tenta, vai, dai. Mi tieni? Sì, ti tengo la scala. Tu vai su, in alto, sai che ho pulito tutto in alto anche lì. Cos'è? Ah, è un filo del suo. Adesso lo rimetto dentro. Paura. Basta, dove devi andare? No, vai giù. Ma dove stai andando? Hai tutte le foto, hai tirato solo foto quella? Ho cambiato un po' di cose, sì. Pupazzi. I nostri pupazzotti, le nostre foto. C'è anche Kissimissi. C'è anche Kissimissi qua dietro. Guarda! Vediamo. È vero. A few moments later. Come stai, amore? Bene. Meglio? E il ditino? È passato? Va bene, dai, è passato. Dai, ancora un pochino sporco di sacco. Sì, ti fa ancora male? Sì. No, cioè, non voglio dire nulla. Allora, ascolta, ti insegno una cosa. L'uso della fascia non è una collana. Si mette sulla testa. Ah, pensavi fosse una collana, amore. No. Hai finito i compitini, ti mancano due schede, vero? Oggi ti ho lasciata da sola e sei stata bravissima. Hai fatto i compiti da sola. Complimenti, Anastasia, veramente complimenti. Non ti sei fatta aiutare neanche un po' da me. Intorno al tavolo, sì. Tim e i tuoi amici, sì. Preparano, sì. Il viaggio. Tim indossa la tuta e si mette al timone i tre amici. L'avventura. Amore, ma sei diventata bravissima. Ma lo sai che sei migliorata tanto? Sei proprio diventata brava. A te piace tantissimo leggere, vedo. Anastasia, ascolta, mamma. Tra poco andiamo a fare la doccia. Sì,
E facciamo lo scherzo a Vanessa. No. Perché? È tardi. Devi fare lo zaino perché sono quasi le 10, ok? Anastasia l'ha già fatto. Per favore, fallo. Allora, Ani, ascolta. Lo scherzo lo facciamo domani. Va bene? Ok. Va bene? No, niente. È che se non fai lo zaino non possiamo guardare il film, d'accordo? Dai, salutiamo i nostri amici che domani si va a scuola. Quindi ragazzi, cuccioline e cuccioline, il video finisce qua. Cosa fai? Niente. Ah, ecco. Anastasia. Ciao cuccioline e cuccioline. Ciao cuccioline e cuccioline. Ciao cuccioline e cuccioline. Ciao cuccioline e cucciolini. Cuccioline e cuccioline. Finiamo un video qua. Attivate la campanella. Iscrivetevi al canale. E lasciate un bel like a questo video. Like a questo video. Su. Ciao. Dice no. Vanessa di fare lo zaino che è tardi. Infatti se no. Non possiamo guardare il film. Se no.